oggi che ci sta. Mi trovo a Serosticino. Continuiamo con l'attività di ricerca dall'alto con i droni, cercando di trovare ancora qualche reperto che possa aiutarci a ricostruire l'accaduto, anche per dare una risposta più certa ai familiari che oggi ancora aspettano notizie sui loro congiunti. Guardate il ghiacciaio, che male che ha messo, neanche in agosto non era messo così male. Praticamente già scoperto, sono i torrenti di acqua sotto. E nei giorni precedenti continuavi a sentire torrenti che scavavano sotto il ghiaccio, ma da qua, hai capito, è come è normale in tutti i ghiacciai d'estate quando fa così caldo, ma mangiano sotto, e però c'è questo crollo è venuto da sopra, hai capito? Sto video che dicevo, qua ci sono i torrenti sotto, sembrava scoperto, era messo bianco. Malissimo. Qual era in confronto all'anno scorso? Scoperto, completamente scoperto già a giugno. Che vuol dire scoperto da che cosa? Dalla neve. Ti dico, scorso anno io sono arrivato in capanna il primo giugno e ci ho messo mezza giornata solo per aprirmi la porta, la capanna era completamente sepolta dalla neve, capisci? Quest'anno ci ho messo 30 minuti e avevo già aperto la porta. Capisci? Quella neve là è quella che preserva il ghiacciaio.